Questo decreto l'ho definito decreto fallimento perché in realtà è nato come il decreto che serviva a potenziare l'amministrazione pubblica e invece è il decreto che ha sancito il fallimento di questo governo nella gestione del PNRR. Che cosa ha fatto il governo? Per silenziare quell'organo che è la Corte dei Conti, che aveva detto che dei 32 miliardi che si devono spendere nel 2023 del PNRR, questo governo ne ha usato un solo miliardo, poco più di un miliardo, il governo con un emendamento nottetempo, come ormai siamo abituati a veder fare in commissione alla Camera, ha abolito il controllo concomitante proprio della Corte dei Conti. Quindi è il decreto fallimento nella gestione del PNRR, è il decreto che mette il bavaglio agli organi di controllo, agli organi indipendenti, in questo caso alla Corte dei Conti, ma avevamo visto anche come il governo si è scagliato contro ANAC quando per esempio aveva espresso perplessità sul codice degli appalti, oppure contro il Servizio Studi del Senato che aveva manifestato dubbi sul profilo finanziario dell'autonomia differenziata e poi è il decreto che ancora una volta sancisce la bulimia di potere di questo esecutivo, che non fa altro che puntare a nuove nomine, nuove poltrone, in questo caso rafforzamento dell'amministrazione pubblica, sì, ma solamente nei ministeri. E io mi chiedo anche come si concili questo rafforzamento dei ministeri con invece il progetto di autonomia differenziata che di fatto toglie potere ai ministeri per decentrarli a livello regionale. Quindi perché rafforzare con ulteriore personale i ministeri se poi i poteri si stanno spostando alle regioni? Chiaramente noi abbiamo votato in maniera convinta contro questo decreto e abbiamo chiesto ancora una volta all'esecutivo di occuparsi dei veri problemi del paese, delle vere emergenze, tra cui la sanità. La sanità in questo momento deve essere al centro dell'agenda politica. Abbiamo letto anche le ultime dichiarazioni del presidente Anelli che dice che ci sono altri 10.000 medici pronti a lasciare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico se non si investe davvero nelle assunzioni di personale e nella valorizzazione di quel personale che abbiamo chiamato eroi durante la pandemia e che oggi aspetta di avere risposte. Tornando alla Corte dei Conti, lei sottolineava una cosa curiosa, quantomeno, cioè che esiste una vecchia proposta di legge proprio di Fratelli d'Italia che invece andava in senso opposto a quello che è stato fatto adesso. Esattamente, c'è una proposta di legge della scorsa legislatura, ancora chiaramente negli archivi del Senato, in cui la forza di maggioranza, cioè Fratelli d'Italia, con la prima firma del senatore Fazzolari, che è oggi un sottosegretario di questo governo, chiedeva proprio di potenziare quello stesso controllo concomitante che invece hanno abolito con questo decreto. Un cambio continuo di posizione e l'abbiamo visto del resto. Questo governo che questa maggioranza che si dichiarava pronta, alla fine invece sta rinnegando tutte le posizioni e tutte le battaglie che aveva assunto da forza di opposizione e invece da forza di maggioranza si sta occupando di emergenze che non sono certamente quelle che avvertono i cittadini.